una bottiglia d'acqua. La controlliamo sotto, la controlliamo sopra, la controlliamo al centro e andiamo anche a verificare il contenuto, ma prima di questo andiamo a togliere l'etichetta, perché questo è un gioco da fare con l'acqua e non con l'etichetta della bottiglia d'acqua. Togliamo l'etichetta, perfetto, pulendo in questo modo. Andremo a fare la magia con questa bottiglia. Ora, una cosa molto importante, andiamo a togliere l'acqua dalla bottiglia. Così, si sente anche un leggero rumore di gas. Perché non forte? Beh, perché questa è una bottiglia di acqua gassata, ma naturalmente gassata. Quindi la caratteristica principale di questa acqua non è quella di essere acqua gassata, è di essere acqua semplicemente leggermente gassata. Ora, chiusa in questo modo, perfetta, andiamo a prendere la seconda parte del gioco. La seconda parte di questo gioco è il telefono. Sì, perché questo è un gioco da fare, è vero, con la bottiglia, ma anche con il telefono. Basta semplicemente accostare così il telefono alla bottiglia per vedere il telefono entrare all'interno della bottiglia. Ora, la cosa incredibile è che noi possiamo realmente provare a togliere solo il tappo della bottiglia e a versare il telefono all'interno della brocca. Certo, potrebbe riuscire questo gioco, ma andremmo a rovinare il telefono perché cadrebbe all'interno dell'acqua. C'è un modo invece migliore per riuscire a liberare il telefono, e il modo è questo: usare proprio il taglierino, perché in questo modo noi possiamo liberare in modo migliore il telefono dalla nostra bottiglia. Il telefono nella bottiglia. Concittadino, ricordati, vota il video. Vota il video, vota il video, vota il video.